Oggi, ora, in questo preciso istante, oltre mezzo mondo è terra di conflitti e guerre. Uomini, donne e soprattutto bambini soffrono le conseguenze di questi tragici eventi. Malattie infettive, malnutrizione, traumi psicologici. Nel mondo, ogni 5 secondi muore un bambino. Ogni 5 secondi una vita preziosa viene spezzata. E la causa di queste morti, spesso, è la mancanza di bisogni primari a cui questi piccoli non hanno accesso. Medicinali per quando stanno male, un'alimentazione adeguata, acqua pulita da cui bere e un tetto sotto cui riposare. Spesso i bambini che vivono in povertà sono orfani e non avendo nessuno che si prenda cura di loro, la loro vita è appesa ad un filo. Molti hanno smesso di parlare dopo aver assistito a un incidente o all'uccisione di un familiare. Altri, anche a distanza di mesi, presentano evidenti disagi comportamentali. Non possono più studiare, giocare, sorridere. È stato impedito loro di vivere un'infanzia normale. Sono oltre 150 milioni i bambini orfani nel mondo. Hanno perso il padre e in tanti casi hanno perso entrambi i genitori. Spesso le mamme di questi orfani si trovano nelle condizioni di non poter provvedere ai bisogni della famiglia. Questo è quel che ha passato Basira, vedova e madre di 8 bambini. Ogni giorno lotta con tutte le sue forze affinché i suoi figli possano sopravvivere alla povertà estrema. Abbiamo a Bamako, esattamente nel sud, in una delle zone più povere qui. Abbiamo con noi Basira, una vedova che 5 anni fa perse suo marito. Basira, com'è stato l'impatto sulla tua vita e la vita dei tuoi figli? Mio marito è morto 5 anni fa. Mi prendo cura dei bambini. E da mesi a questa parte, ogni giorno senza di lui è una sofferenza. Le tasse scolastiche per i bambini, i loro libri, le loro penne, le borse, il loro abbigliamento e le spese sanitarie. Tutto questo è sulle mie spalle. Io soffro tanto. Non ho altro supporto. Alcuni giorni riesco a lasciar loro qualche soldo in tasca. Oggi però sono andati a scuola senza aver nulla da mangiare. Aiutateci. La povertà è la nostra sofferenza. Con il poco che abbiamo non possiamo più vivere. Il piccolo commercio che sto facendo ora è totalmente basato sul credito e nulla di quel che uso è di mia proprietà. Ogni giorno compro una piccola quantità di vestiti di seconda mano da rivendere. In Mali il lavoro non è facile. Il denaro scarseggia e siamo così stanchi di soffrire. Da mattina a sera lotto per la sopravvivenza dei miei 8 bambini. Siete la nostra speranza. Questa è la sera che ogni giorno affronta le difficoltà della vita. Attende il vostro sostegno, attende il vostro supporto. Sostenete Islamic Relief nel progetto per gli orfani. Islamic Relief vuole permettere a queste persone di costruirsi una vita e di garantire un ambiente sano per la crescita dei loro figli. L'obiettivo è di dare a questi bambini tutto ciò di cui necessitano per una vita sana e sicura. Attraverso il progetto di adozione a distanza, sosteniamo oltre 43.000 orfani nel mondo. Grazie ai nostri donatori, abbiamo costruito villaggi sicuri dove i bambini possono ricevere il cibo, l'istruzione e l'assistenza sanitaria di cui hanno bisogno. حرقونا كل شيء دخلوا جيش جيش ما بيخافوا الله دبوا لك البراميل حرقوا بيتنا يتموا لي هالعدي هذا ما عندي غيره قاعد هالزلمة جاء بالسكين ابن الحرام وذبحه ايش بدي ما في غير انه عيطوا والويلوا هذا اللي راح راح صار لك راسه من هون وعندك وهالعدي هذا قلت له دخيل جريكم ذبحته ابوه بس اتركوا لي ابني جيت لهوني بهالوضع هذا ما في يعني لا عندي اب لا عندي ام والله الله ان شاء الله وانتو يا رب وهالعجي هذا يعني اله الله كثير اختلفت حياتنا شو كنا مكيفين ببيوتنا بيوت على حسابنا اكل على حسابنا شرب على حسابنا حيث السامعين تواليتات اشو هالاخواني زل بزل تراب وسخ الخيمة عند الخيمة اشو هاي بدها تقوينا هاي شفتها جلاتين هاي والله امبارح هذا حرق قلبي ضل يبكي ساعة بده حق طقم من ايه بدي اجيب اقسم بالله لو 10 ايام عم يبكي بده بطيخة رجع لنفس الموال بدي بطيخة بدي بطيخة
أنا هلق لو أبوه طيب أنا هيك صار فيها اللي صار إذا بدي أحاول أبكي دمعة عيوني انحرقت شو هذا العجزات بأول عمره هذا بيشتهي كل شيء بيشتهي مثل الأولاد يلبس ما بدي أجيب له أنا كنا مكيفين كان أبوه ما في منه الله لا يهنيهم. Nonostante la povertà, Islamic Relief ha portato speranza nelle loro vite. Tanti orfani sognano un futuro felice e sereno. Sognano di diventare dottori, ingegneri, grandi commercianti. Magari un giorno avranno tutto questo. Magari un giorno avranno dei figli di cui prendersi cura. E lì capiranno quanto siete stati importanti quando vi siete presi cura di loro. Non abbandonarli. È il tuo momento per fare la differenza nelle loro vite. Thank you.